costretto il giocatore turco a perdere il pallone, è rimessa al fondo in fuori della Juve che parte dalle sue retrovie, lancio di Cuadrado, alzato molto il baricentro ora, il Milan, Rabiot che va via, però anche ad Hernandez, Rabiot dalla corsia di destra, la palla sulla sinistra, si accentra, Rabiot al limite, sinistro, il grandissimo gol di Rabiot, ha segnato la Juventus, esattamente al secondo minuto nel corso della ripresa, cambia il parziale a San Siro, che gol ha fatto Rabiot, finalmente il talento del francese ex Paris Saint Germain è esploso in maniera roboante e prepotente proprio alla scala del calcio, forse in una serata definitiva per la corsa a scudetto, ha fatto fuori un avversario, ha vinto un contrasto, è andato via di corsa da destra, si è centrato per mettere in movimento Armando il sinistro sotto l'incrocio dei pali con Donnarumma che cercava disperatamente di raggiungere un pallone destinato invece sotto il set alla sua sinistra, la Juventus è in vantaggio per 1-0, ha segnato Rabiot. Ha fatto un gol straordinario, un gol veramente meraviglioso, non ho altri aggettivi, anche perché guarda, l'ha messa all'incrocio dei pali, la stiamo rivedendo, ma soprattutto per l'interpretazione che ha dato a questo gol, cioè è partito da fuori area praticamente, dalla sua fase difensiva, si è liberato di Theo Hernandez, si è liberato di Kessié, si è accentrato, gli ha fatto spazio Higuain cercando di essere servito in profondità, non l'ha servito, si è accentrato e ha esploso un sinistro che rivaluta, posso permettermelo di dire, tutta la sua stagione, perché fino ad ora è uno dei giocatori più attesi, forse nel recente passato anche più contestati, però se è questo il Rabiot, evidentemente gli doveva venire dato tempo, gli è stato dato tempo e devo dire che Sarri ha avuto ragione, perché lo ha ripagato con un gol strepitoso, ha tutto l'interesse a abbassare i ritmi, anche questa azione non ha fatto. Attenzione, Ronaldo è solo in area, sinistro, 2-0, CR7, il raddoppio della Juventus all'ottavo minuto nel corso della ripresa, e qui grande bambola difensiva di Romagnoli e Chiere, se non andiamo errati, entrambi saltati a vuoto alle loro spalle, Cristiano Ronaldo ha capito che qualcosa poteva succedere, la malizia, la grandezza, l'intelligenza del fuoriclasse, capisce, e secondo me lui ha capito con quella corsa alle spalle dei difensori che quel pallone che sembrava facile, preda sia di Romagnoli che di Kier, entrando tutte e due con il tempo sbagliato su quel pallone, rischiava di carambolargli sul piede, e infatti così è stato, e da quella distanza contro Donnarumma Ronaldo non ha avuto difficoltà. 2-0 per la Juve. 2-0 per la Juve, è chiaro che c'è stato uno svarione collettivo dei due centrali, in questo caso si sono contrastati, perché Kier, ritengo che ci sia più responsabilità di Kier, nel senso che è andato a contrastare, era più avanti Romagnoli. Sì, Ronaldo l'ha capita questa cosa. Lui l'ha capita, sono contrastati, ma poi lui riesce a rendere facile anche quello che è difficile. Ti posso garantire, lui davanti al portiere ha calciato con una sicurezza, con una naturalezza, di sinistro l'ha piazzato proprio, perché poi non è nemmeno il suo piede, a parte che è un ambidestro, però non è nemmeno il suo piede preferito, l'ha piazzata nell'angolino, assolutamente imparabile per Donnarumma, però è chiaro che non possiamo non sottolineare lo svarione della coppia centrale difensiva del Milan. Rabiot, Ronaldo, la Juventus è in vantaggio per 2-0, il raddoppio del portoghese all'ottavo minuto, il Milan che prova adesso a capire, perché insomma sinceramente con un salomonico fallo di fondo io credo che l'arbitro avrebbe potuto risolvere la situazione. Invece sì, forse c'è un fallo di Bonucci, forse c'è un tocco con le mani di Bonucci, una spinta, un qualcosa, bisogna cercare di capire cosa sia accaduto, noi dalla nostra postazione sinceramente non ci siamo accorti di nulla, adesso l'arbitro che va a vedere l'accaduto, va a visionare nuovamente l'accaduto, forse con un braccio Bonucci si è come dire portato in avanti il pallone con il braccio prima forse di Rebic, no forse con il petto Rebic, forse con il gomito Bonucci, ma l'arbitro non è, ma potrebbe non è tornare da rigore, ha dato calcio di rigore. Ma non è possibile, calcio di rigore, questo non è il mio calcio, consentimi di dire. Quel calcio di rigore in favore del Milan, ammonizione per Bonucci e quindi non più ammonito Rebic, immaginiamo adesso che il cartellino per Rebic non venga considerato valido, insomma venga cancellato, crediamo si debba interpretare così la cosa. Morale, calcio di rigore per il Milan, 17° minuto, Ibrahimovic contro
contro Szczęsny, la breve rincorsa da parte dello svedese che batterà con il destro, mani sui fianchi per il numero 21, saltella sulla linea di porta, Szczęsny parte con il destro Ibrahimovic e accorcia le distanze per il Milan. Esattamente al minuto 17 nel corso del secondo tempo cambia ancora il parziale allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ha segnato il Milan su calcio di rigore. Zlatan Ibrahimovic ha messo nuovamente un solo gol tra i rossoneri e la Juventus, Juventus che continua a condurre ma ora per 2-1. Ripetiamo, colpo di petto di Rebic, pallone che è andato a finire sul gomito di Leonardo Bonucci, l'arbitro ha rivisto tutto, richiamato dalla VAR ed è andato a segnare il calcio di rigore in favore della formazione rossonera, un calcio di rigore poi realizzato da Zlatan Ibrahimovic. Questi sono i regolamenti. La partita è completamente riaperta, certo, a questo punto, perché prima era nelle mani totali della Juventus, adesso questo gol su calcio di rigore da parte di Ibrahimovic riapre tutto, vedremo se ci sarà questa continuità da parte del Milan e la reazione da parte della Juventus. Proprio della conduzione di gara di Sarri, tanto Leao evita Rabiot, serve che sia ai 20 metri, c'è la Noglu, prova a triangolare con Ibrahimovic, che sì, in aria, che sì! Il pareggio del Milan esattamente al 21esimo minuto nel corso della ripresa, cambia ancora il parziale a San Siro e il Milan completa la rimonta grazie a questa percussione centrale di Kessi, che è riuscito a triangolare nel cuore dei 16 metri avversari con i compagni del reparto avanzato, di presentarsi anche dopo un ottimo movimento e spostamento del pallone, evitando i difensori bianconeri a tu per tu con Szczęsny a fulminarlo con un interno collo piede destro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore della Juventus. Il Milan ha rimesso tutto in parità, gentili ascoltatori, siamo al 22esimo, siamo 2-2, gran secondo tempo Fulvio Collovati. Sì, e devo dire che se nel primo tempo erano mancate completamente le emozioni, devo dire questo secondo tempo qui si è aperta completamente la difesa del Milan su questa incursione, ha cercato l'1-2 con Ibrahimovic che gli ha, esce forse, sì, sì, entra Bonaventura, esce Ibrahimovic. Gli ha praticamente 1-2 dai e vai da parte di Kessié, che si è trovato praticamente a tu per tu qui un po' ingenuo alla difesa juventina, che ha regalato un'autostrada a Kessié, che è stato molto bravo a piazzare il gol. 2-2, inaspettato per quello che avevamo visto in campo, sì, nel secondo tempo. È chiaro che però il calcio di rigore ha cambiato tutto, parliamoci chiaro, ha dato vigore tutto, ha dato al Milan, vedi adesso la Juve è in difficoltà. Attenzione, Rebic prova ad andar via, lo ferma Rugani, il pallone che scivola tra i piedi di Leao in area di rigore. Leao destro, incredibile, ha segnato il Milan, sì, ed è passato in vantaggio il Milan al 23esimo, quello che è veramente impossibile aspettarsi soltanto 7 minuti fa succede sul terreno di gioco di San Siro. Leao fulmina ancora una volta Szczęsny, il Milan sostanzialmente con tre giocate, un calcio di rigore, un'altra magia di Zlatan Ibrahimovic che dà, che sì, l'opportunità del pareggio, è una gran percussione di Leao, ribalta tutto in 7 minuti ed ora è in vantaggio per 3-2 dopo essere stato a lungo sotto di due reti. Incredibile Fulvio Collovati. Questa è la bellezza del calcio. È chiaro che non è la bellezza per la Juve per adesso, perché la Juve, parliamoci chiaro, è vero, il rigore può essere, magari ti puoi sentire penalizzato, non lo so, però ha smesso completamente di giocare, perché in 7 minuti non puoi assolutamente subire tre gol, per cui la Juve può recitare solo il mea culpa, e il Milan dopo il gol del 2-1 è in palla, completamente reagito, e devo dire che insomma la Juve, l'interpretazione che ha dato dopo il rigore subito è totalmente sbagliata da parte della squadra bianconera. Allora, attenzione che ci sono credo tre cambi nella Juve. È successo nel 1983 alla Juve di prendere tre gol in un derby in 7 minuti che di fatto avevano regalato lo scudetto alla Roma. Attenzione, Rebic in area, sinistro con i piedi, Szczęsny, arriva Leao mentre si addormenta Danilo. In qualche modo la Juventus riesce ad evitare la quarta rete del Milan, ma difesa della Juve sinceramente irriconoscibile. Assolutamente, è andata completamente nel pallone con Guarda Rugani come si è fatto assolutamente sorpassare
andare da Rebic in profondità. È chiaro che Rebic, la sua miglior qualità è la profondità, la velocità, ma non puoi lasciarti ingenuamente trafiggere su un lancio lungo, è andato vicino al gol, poi ha parato di piede Szczęsny, possiamo dirlo, e poi sulla respinta a momenti Leao faceva il quarto gol. Sì, perché si è addormentata la difesa di Juve, ancora una volta Rebic in perversa, anzi Hernandez a sinistra va al limite dell'area dalla parte opposta, Leao carica il testo, parte il tiro murato questa volta da Danilo, ma è un Milan che sta letteralmente prendendo a pallonate la Juventus, però, a cercare il dribbling ossessivo ai danni dell'avversario che è retrocesso addirittura adesso, mentre attenzione, mamma c'è un errore ancora una volta clamoroso della Juve, Rebic cala il poker il Milan, esattamente al minuto 35 nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale a San Siro, ha segnato Rebic dopo un altro errore clamoroso della difesa della Juventus con un pallone portato in orizzontale all'interno della propria area di rigore, e Chiellini, anche Chiellini è furioso all'altezza della panchina della Juve. Assolutamente, vediamo chi è, Danilo forse. Dovrebbe Danilo essere probabilmente Danilo a spostare questa palla in orizzontale. Danilo, un passaggio in orizzontale, praticamente un cross verso Bonaventura, che poi Bonaventura praticamente che poi ferma il pallone. Tocca bene per Rebic, di prima, lo dà praticamente all'altezza del dischetto di rigore, lo ferma con tranquillità. Raccontiamolo ai nostri ascoltatori: un cross di Danilo, cioè bisogna rendersene conto. Danilo che crossa per Bonaventura completamente da solo, ferma il pallone per la corrente Rebic che fa il 4-2. Un aiuto.